Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft prima di iniziare di spiegarvi che stanza strana sono volevo dirvi che domani lunedì saremo in live sul canale di Stefano dalle 16 e eh, sarà una live po un, un po' particolare perché saremo tutti fisicamente in un posto sarà una live evento perché faremo delle cose particolari in un posto particolare quindi non potete mancare mettetevi la sveglia comunque ve la annunceremo anche su Instagram per essere proprio eh, precisi e tutto quanto insomma ci vediamo domani in live per chi non la può vedere la vedremo poi, perché uh, naturalmente la salveremo, signore e signori? Siamo all'interno di una fine button che non facevo davvero da tantissimo tempo. Tra l'altro, ed è dedicata a, uh, a un canale YouTube che si chiama Populare, che fa Minecraft. E ci sono tipo uno, un tipo. Lei si chiama Gen, tipo Ah, pat pat and Gen, che siamo i personaggi di un cartone animato. pat and Gen, pat and Gen, pat and Gen, cioè, posso immaginare la, la sigla? Allora, ci sono i costumi, quindi andiamo a prendere i costumi. Ehm. Um, Posso vestirmi da pat... No, non voglio vestirmi... Voglio vestirmi da qualcosa... Baby pig! Posso vestirmi da maialino... No. Da waffles, fiore... Non voglio essere un fiore, voglio essere... Vog voglio essere un lingotto d'oro? Neanche. SpongeBob! Ovvio che voglio essere SpongeBob, che domande. Perfetto. Ora che sono ufficialmente SpongeBob... Posso andare a fare cose. Mi sono trasformato in SpongeBob, ragazzi, ti rendi conto? Bellissimo. Benissimo, non so se ci sono regole particolari. Immagino di no, sinceramente. Quindi iniziamo. ora ci sono i comandi attivi a quanto pare, perché mi, mi scrive in chat come mi teletrasporta. Livello numero uno: questo è un livello dedicato a Pat. Che, ah, allora, c'è un, un parkour da fare là dietro. Mm, potrebbe essere così semplice questo primo livello? Dentro c'è qualcosa di nascosto? Dietro il quadro, magari? No. Dentro qui non c'è assolutamente niente. Poi immagino sia un bottone collegato da qualche parte. Magari là dietro c'è un bottone? Là dietro c'è un bottone? No. Allora mi piace il fatto che ci siano così tante possibilità. Poteva essere dietro il quadro, poteva essere dietro una cesta, poteva essere dietro il banner, potrebbe essere qua sopra, ma invece non lo è. Molto potenzialmente, molto probabilmente, anzi, è qua sopra. Quindi devo fare un parkour molto easy. E abbiamo trovato il primo bottone. Questo invece è il livello numero 2 che è Jen, che è la ragazza del canale. Io non li seguo sinceramente perché non mi piacciono molto, e però capiamo dov'è il bottone, lì non c'è nessun bottone, vero? Nessun bottone. Entriamo dentro la testa di Jen e capiamo se... Uh, c'è un bottone da qualche parte? Lì c'è un command block, attenzione, quello è un bottone, boom, perfetto. Livello numero 3, le nuvole. Le nuvole, cos'è quello? Un castello sulle nuvole? Potrebbe essere interessante. C'è del pane qua attorno, potenzialmente solo pane. Qua c'è una piccola pozzanghera, una piscinetta. Food dish. Ah, è il cibo della... della. Cosa? È il cibo della nuvola? Si mangiano i pesci le nuvole? Eh? Non lo sapevo. Non lo sapevo, sinceramente. Comunque, in tutto questo, penso di dover fare del parkour. È già la seconda volta che mi fanno fare il parkour e la cosa non mi piace, sinceramente. Poi c'è scritto qua sopra: La nuvola è su una nuvola. Nuvola Inception. Sembra giusto, sembra giusto, ma io qui non vedo le cose importanti. Ecco il bottone: perfetto, e anche questo è andato. Livello numero 4. Candyland. Allora, questi... allora, però, c'è da dire che questi livelli sono davvero molto, molto piccoli. Sbaglio: eh, sono. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 più due blocchi laterali sono tutti all'interno di un chunk compresi i muri. Sono davvero davvero piccoli. Non è il fine button più piccolo che abbia mai fatto, però sono davvero piccoli. Vabbè, Candyland, la eh, città, la, il paese delle caramelle, vediamo un po'. Allora, sopra il ponte non c'è niente. Sotto il ponte, non sembra esserci niente. Questo dovrebbe essere un cono gelato. Beh, dai, sì, 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 sì. Ci sta. Mi piace che ha usato il legno scorticato. Per fare il gelato. Ci sta. Una bella idea. Proviamo ad andare qua sopra. Attenzione. Qua non c'è nulla, vero? No, questo mi aiutava a salire di qua. Ma a me non serve. Perché io sono un vero pro player. E io so giocare e fare le cose. Vedo il command block. Eh Sì, proprio leggerissimo. Potevi mettere il bottone sopra un blocco, no? Vabbè, command block trovato. Perfetto. Siamo nel livello numero 5. La casa epica. Che più che epica mi sembra una casa fatta di diamanti e smeraldi. Insomma, va bene. Allora, ehm, signore e signori, troviamo l'ingresso che è da questa parte. Ma prima voglio dare un occhio in giro. Magari qualcosa. Ah, lì si può uscire a quanto pare. C'è un quadro nascosto. Lì c'è un piccolo ammasso di diamanti. Secondo me potrebbe esserci un command block. Allora. Qua non c'è niente, mi sembra di capire. Qua non c'è nulla. Qua è dove si esce, ma a me non interessa uscire perché non c'è un bottone né nulla. Sotto il caldrone non c'è niente, quindi possiamo salire di livello. E qua ci sono altre cose, tra cui una piscina, delle leve varie, che per scrupolo premerò. Nel... Non si sa mai, magari senti qualche rumore strano. Allora, eccolo là il bottone, trovato. Easy, cos'è questa? La stanza da letto di Pat and Jen? Potrebbe essere. Boom! Livello numero 6. Oh mio Dio, quella è una nave pirata! L'ho detto con l'intonazione di un video di Pat and Jen. Che fanno i video un po' per, uh, diciamo, per, un, per uno dei un po' piccolina. E quindi mettono tutte ste voci acute e eh, eh, non lo so, mi danno fastidio. So che l'acqua non è perfettamente... ...dritta, ci ho provato. Vabbè, ma era facilissimo fare... Eh, vabbè. Vabbè. Poi, cioè, eri in creativa a creare sta mappa, bastava usare i comandi, trasformare tutta quell'aria in acqua Vabbè, vabbè, non ce la mentiamo Allora, qua ci sono delle trapdoor per scendere Che tra l'altro si utilizzano molto bene Eh, uh, proviamo a salire prima, magari c'è un bottone messo qua sopra la vela Oppure no Potrebbe essere in acqua magari No, potrebbe essere anche, non un'ottima idea cadere in acqua al momento Pff, Poi magari non posso più salire ed è un piccolo problema. Va bene, scendiamo sotto coperta. Ci sono anche delle scalette. E ci sono dei letti, ok? Ci sono delle ceste. Dentro, uh, dentro le ceste c'è il cuore del mare. Natural Shell, questo roba. Che non solo il cuore del mare perché mi piace. Perché anche i diamanti. Perché mi piacciono anche i diamanti e gli smeraldi. E... uh, c'è un libro. E una mappa del tesoro. Ah, il libro dice assolutamente nulla. La treasure map... È... No, niente. La treasure map non era cliccata. Quindi l'ho appena... Uh, Rifatta io Questo è l'ultimo livello Forse è penultimo Vedo ancora un bordino giallo lì accanto Guarda lì C'è un bordino arancione Anzi Va bene E Dov'è il bottone? Bella domanda Ok Questo è il primo livello Un po' più complicato allora Perché non trovo il bottone Attenzione però Qui c'è un piccolo ammasso Questo piccolo ammasso a casa mia vuol dire solo una cosa Ecco oppure no Ma ci sono i bottoni Al lato l'ho detto io mi sembrava strano Ho detto cos'è quell'ammasso di blocchi lì sul lato? Mmm, è un po' strano Mi ricorda tanto la forma che prenderebbe il tutto se ci fosse <ride> Un command block La mappa posiamo? Posiamo tutto in realtà Non ci serve nulla di quello che ho nell'inventario Allora ho dei biscotti Ottimo La, eh, la cena è servita si chiama a questo livello E sono solo biscotti Tra l'altro Cioè che bella cena è Zuccheri e carboidrati? Cioè che poi vabbè Carboidrati? A manetta? Ah, secondo me devo fare un parkour qui, eh. Giusto un'idea, ma potrei dover fare un parkour. Solo che non so da dove partire. Honey Boo Boo. Ciao, Honey Boo Boo. Ti vorrei dare un biscottino, ma non lo accetti. Allora, eh, qua non vedo bottoni. Devo. Eh, in qualche modo devo iniziare questo parkour. Scusa. Come faccio? Ho bisogno di un blocco di partenza. A meno che io non debba fare così e salire sulle fence. E eh, infatti. Va bene, allora facciamo così. Così ah, attenzione. Ah, qua c'è già un bottone. Vedimi che è questo? Tutti questi bottoni, tutti questi pezzi di lana. Qua il bottone? Così easy, davvero? Eh, va bene. Dove sono? Livello numero 8, Pufferfish. porca vacca. Allora mi danno le pozioni del water breathing. Sono da 8 minuti, quindi prenderò una e sarò a posto per un bel po'. Ora, apriamo questa porta, i pufferfish sono un po' un problema, perché i pufferfish se mi colpiscono, mi fanno tanto male, quindi infilati dentro uno di questi coralli velocemente, grazie, ok, c'è un bottone? No, però ci sono delle ender chest che non posso neanche aprire, perché tra l'altro sono vuote, proviamo ad entrare qua dentro, attenti ai pufferfish ragazzi, io lo ripeto, un pufferfish se ti colpisce ti fa un danno estremo, hanno un veleno, cioè sti cosi sono incredibili. Secondo me qua c'è un bottone, non vedo niente, ma secondo me qua potrebbe esserci un bottone. Allora, per sicurezza, andiamo a controllare di qua. Attento, no, no, non mi colpire. Vai, veloce, veloce, veloce. Ok. Qua c'è il letto. C'è anche acqua. È tutto, tutto sommerso. Potrebbe anche non essere sommerso. eh. Se ci mettivi la porta come si deve, vabbè, non ce la mettiamo. Non ci sono bottoni, quindi per forza il bottone è lì. Andiamo lì e cerchiamo di cliccare su questo bottone. Che. Non vedo sinceramente. Magari in alto? Non lo so. Dove... Avrei bisogno di una net vision per capire bene dove cacchio è questo bottone. A meno che non sia sotto. Oddio, attenti, attenti. Questi mi fanno il danno, sono finito. Eh, ragazzi, cioè, mi viene da dire che è lì il bottone, ma non, non c'è. Qua non c'è nulla. Continuiamo di nuovo di là. Magari è qua sotto, qua dietro? Qua non c'è nulla, qua non c'è nulla. C'è qualche bottone nascosto che non vedo di pietra su pietra? Mi sembra di no. Contriamo qua accanto. Magari c'è qualcosa nascosto sopra? Assolutamente no. E allora è per forza qui il bottone, signori. No, non c'è. Allora, vedete se io chiudo. Oh, eccolo. Lamentando il fatto che ci fosse l'acqua dentro la casa. E ho trovato il bottone. Perfetto. Livello numero 9. McDonald's. Ma come McDonald's? Allora, qua c'è un bottone che mi ha fatto morire. Eh? Devo iniziare da capo? Perché? No, dai, devo iniziare da capo. Ma sei serio. Ok, quel bottone magari non clicchiamolo stavolta. McDonald's. Allora, qua è dove si prende l'ordine, immagino. Menu, cioè, va bene, la bistecca, il pollo, il uh, cooked matto, addirittura. E io cosa posso fare? Non posso entrare qua. Qua dentro invece? Multigender restroom. Ah, tutti i generi in uno. Va bene, eh, però non c'è nulla neanche qua. Sono un po' confuso, signore e signori. Ok. Mi ha teletrasportato da qualche parte? Non so. Ah, sono qua dentro. E questo sarà il bottone a questo punto, E eh, infatti. Livello numero 10, YouTube. Ottimo. Bucket challenge, anche se è tutto ghiacciato, giustamente. Uh, slime... che devo fare qua sopra? Devo salire e andare a qualche parte, immagino. Sì, questo livello mi sembra un po' strano, eh. Lì c'è un buco, però. Magari c'è un bottone. Devo buttare? Devo buttare e devo andare lì? Sicuro. Yes, get There are over 9000 buttons. Porca vacca. Ok ce l'ho fatta Ora è il momento di ammazzarsi Ma io sono da solo Non posso ammazzare qualcuno Mi ammazzo Beh ragazzi per questo video è tutto Io mi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo l'appuntamento di domani in live sul canale di Stefano alle 16 E niente Io vi saluto Ciao a tutti